Ciao, benvenuti in questo nuovo video, io sono Emanuele e oggi parliamo di quelle che sono le possibilità terapeutiche per chi soffre di diabete di tipo 2. Ma prima, io come detto sono Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, ormai a metà del quarto anno, ho già fatto l'esame di farmacologia, infatti oggi mi avvalgo degli schemi del mio esame, non fatti da me in questo caso, fatti da un mio conoscente che gentilmente mi ha dato il permesso di poterli utilizzare durante il video di oggi, che sono molto chiari ed esplicativi per quanto riguarderà quello che andiamo a trattare. Ti ricordo quindi, io ho 15 anni di esperienza con il diabete, in quanto ho avuto la diagnosi più di 15 anni, in quanto ho avuto la diagnosi del diabete ormai nel lontano 2004-2005, e quindi ormai sono tanti anni che convivo con il diabete, e nonostante questo sono diventato un atleta professionista per il team Novo Nordisk, una squadra di professionisti, in questo caso ciclistica, composta da ragazzi interamente diabetici. Veniamo a noi. Quali sono i farmaci? Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa. Esistono diverse classi di farmaci per il diabete tipo 2, mentre una sola per il diabete tipo 1. Per il diabete tipo 1, chiamato anche insulino dipendente, proprio perché esiste solo l'insulina e si dipende da quella. Un'altra possibilità invece per quanto riguarda il diabete tipo 2 sono ad esempio un nuovo farmaco che comunque sto prendendo piede, è l'Ozempic, su cui ho già fatto un video dedicato, così come ho già fatto un video dedicato alla metformina, che non so nel momento in cui sto registrando se è già uscito o se uscirà. Comunque su parte metformina andrò veloce proprio per questo motivo. Tutti gli altri invece ci soffermeremo a guardarle meglio. Cominciamo. Abbiamo 5 classi, possiamo vedere che sono farmaci che stimolano la secrezione di insulina, quelli che riducono i livelli di glucosio, gli incretinomimetici, quelli che riducono l'assorbimento del glucosio a livello intestinale e quelli che lo riducono a livello dei tuboli renali. Ok, cominciamo dall'alto. Quelli che stimolano la secrezione di insulina, distinguiamo due classi, i megletinidi e i sulfoniluri. In generale possiamo dire, per quanto riguarda i sulfoniluri, si legano al canale del potassio ATP dipendente presente sulle cellule beta e inibendo le attività. In questo modo favoriscono la secrezione di insulina. Questo perché voi dovrete sapere che le nostre cellule funzionano in modo a segnale, chiamiamolo così, ovvero c'è qualcuno che manda un segnale di fare qualcosa e questo segnale deve essere esplicato in qualche modo. In questo caso vediamo il coinvolgimento di una molecola di potassio. Il potassio quindi, quando sarà coinvolto, permetterà quindi di mandare questo segnale e permetterà quindi una secrezione di insulina. Tra effetti collaterali ovviamente avremo quindi le ipoglicemie e di conseguenza l'aumento di peso e un nausea e vomito. Tralasciando un attimo nausea e vomito, ipoglicemia ovviamente legata all'effetto di insulina, così come l'aumento di peso che noi sappiamo essere correlato dall'insulina, in quanto l'insulina è un ormone che dice c'è troppo zucchero in eccesso, lo togliamo e lo depositiamo come tessuto adiposo, per cui è l'ormone, se vogliamo, che ci fa ingrassare. Per quanto riguarda altre classi, i megletinidi hanno la stessa funzione ma svolgono funzioni diverse. Scendendo, quelli che riducono i livelli di glucosio, abbiamo i biguanidi come la metformina, ne avevo già parlato in un video per cui vado veloce, ha un'azione che blocca la glicogenolisi e la gluconeogenesi, per cui non posso più ottenere glucosio. Glicogenolisi vuol dire lisi del glicogeno, il glicogeno non è altro che tante molecole di glucosio tutte unite, mentre la gluconeogenesi invece rappresenta quindi meccanismi che vengono attuati dal nostro organismo per cercare di produrre nuove molecole di glucosio. Se io blocco questi meccanismi, significa che le molecole di glucosio che ho già in circolo devo sfruttarle molto meglio, e questo avrà tutta una serie di effetti, tra cui migliorare la sensibilità all'insulina, aumentare la captazione del glucosio e così via. E ovviamente abbiamo degli effetti collaterali, come ad esempio ridurre l'assorbimento di vitamina B12, acidosi lattica, nausea, crampi e diarrea. Scendendo ancora troviamo la pioglitazione, come meccanismo d'azione legano i piperi, ovvero sono dei recettori intracellulari che regolano la trascrizione genica e quindi aumenteranno quello che è l'uptake di glucosio, quindi i canali che servono per assorbire il glucosio all'interno delle cellule. Cosa vuol dire i canali? Praticamente le nostre cellule sono formate da tutta una membrana intorno per evitare che il contenuto vada fuori. Allo stesso modo però il contenuto deve entrare e uscire, deve scambiarsi, altrimenti la cellula dove prende energia, per cui deve prendere dall'esterno. Lo prende tramite appunto dei canali particolari che devono essere creati ad hoc, ce ne sono alcuni, ad esempio GLUT si chiamano, trasportatori GLUT, perché sono specifici per il glucosio, sono GLU transfer mi sembra, e quindi sono appunto per o transporter, serve per trasportare quindi la molecola di glucosio e quindi poter dare poi il glucosio necessario alla cellula, così come i prodotti di scarto, portarli fuori dalla cellula così che potranno poi essere eliminati. Scendendo ancora troviamo incretinomimetici, quindi che abbiamo o agonisti oppure gli inibitori del DPP4, che in questo caso è un enzima coinvolto nella degradazione delle incretine, per cui impedisco che le incretine vengano eliminate. Riprendiamo la prima classe, cosa vuol dire agonisti delle incretine? Allora, gli agonisti sono molecole che svolgono una funzione,
non concomitante, un'azione sinergica, svolgono la stessa funzione, sono le molecole strutturalmente simili se non identiche, che si legano allo stesso recettore e trasducono quindi lo stesso segnale. Per cui, no, se in questo caso il mio segnale è, ecco, agonista di GLP1, andrò quindi a aumentare quelle che sono le azioni che sono normalmente svolte dal GLP1. GLP1 che svolge diverse azioni, a livello delle cellule beta stimola la produzione di insulina, a livello delle cellule alfa invece riduce la produzione di glucagone, il sistema nervoso centrale determinerà la riduzione dell'appetito e un rallentato assorbimento intestinale. Quindi avremo un aumentato del transito a livello intestinale, che significa 1 che ci sentiamo più sazi, 2 che aumenta il transito per cui sentiamo più fame. Poi abbiamo quelli che con l'assorbimento di glucosio a livello intestinale, come ad esempio la carbosio o il miglitol, riducono, sono inibitori dell'enzima alfa glicosidasi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che riducono a livello intestinale la degradazione di polisaccaridi in monosaccaridi, inoltre favoriscono il rilascio del GLP1, quello che abbiamo visto poco prima. Cosa vuol dire riducono a livello intestinale la degradazione di polisaccaridi? Noi sappiamo che il nostro stomaco, quando noi digeriamo, degrada le molecole e le scioglie, in poche parole, e vengono sciolte in molecole sempre più piccole, più piccole, più piccole, così che il nostro cervello riesca ad assorbirle, e una volta che le abbiano assorbite poi possono andare incontro a tutti quei processi metabolici volti a produrre energia. Se sono le molecole troppo grosse o comunque che il nostro organismo non riconosce, non siamo in grado. L'esempio classico di molecola che comunque non siamo in grado di riconoscere è la cellulosa, che ha una struttura simile a quella del glucosio, cambiano soltanto la posizione di alcune molecole, mi sembra, di ossigeno e idrogeno, però il nostro corpo con questi piccoli cambiamenti non è in grado di riconoscerla. Se non è in grado di riconoscerla vuol dire che non è in grado di prendere energia da questa molecola, e quindi verrà semplicemente poi lasciata andare, non verrà utilizzata così come il glucosio per produrre energia. Differenza invece degli erbivori che traggono energia dalla cellulosa, perché sono in grado di scomporla e quindi saranno in grado di produrre energia e quindi essere in grado di sostenersi anche solo con quella fonte energetica. Quindi questo che significa che io ho una mia bella molecolina, allora io mangio una fetta di torta, io ho la mia bella molecolina, un po' di glucosio, un po' di polisaccaridi, che vuol dire tante molecole di glucosio tutte attaccate, tanti trigliceridi e così via, e il nostro corpo deve spaccare tanti legami. Questo inizia già a livello della saliva tramite l'alfa-amilasio salivare, cosa che però a voi non interessa, è un enzima che spacca questi legami che ci sono dei polisaccaridi, in modo da avere gruppi, invece di averli così, sono pian piano sempre più piccolini, fino ad avere la singola molecola di glucosio, avere il dimero, ovvero due molecole di glucosio attaccate. Quando io poi questa molecola di glucosio andrò ad assorbirla, in questo caso se è singola riesco ad assorbirla, se è troppo grande non passa per i canali che abbiamo visto prima, o comunque il corpo non la riconosce, per cui verrà eliminata. Di conseguenza è come se io non avessi mai introdotto quella molecola di zucchero lì. Altre possibilità: riducono l'assorbimento del glucosio a livello dei tubuli renali. Questo perché viene inibito il trasportatore SGLT2, che è responsabile dell'assorbimento dell'80-90% di glucosio. Cosa vuol dire? Allora, noi dobbiamo sapere che il nostro organismo odia, in qualsiasi modo odia, buttare via le cose. Per cui cosa fa? Dato che i reni svolgono un'azione di filtro, ovvero quello che non serve lo buttiamo via, quello che serve ce lo teniamo, devono in qualche modo recuperare quello che serve, e ovvio quello che viene filtrato è il sangue da parte dei reni, per cui nel sangue troviamo anche il glucosio. Ora, i reni non possono dire buttiamo via il glucosio, perché a me serve per sostenermi il glucosio, mi serve l'energia, mi serve per svolgere tutte le mie funzioni, e non solo alle cellule dei reni, ma a quelle di tutto l'organismo. Per cui il nostro corpo ha un meccanismo per riassorbire glucosio a livello renale ed evitare che quindi venga eliminato. Questo meccanismo si avvale di un trasportatore, che è il trasportatore SGLT2. Immaginate che quello al centro è il mio vaso sanguigno, quindi tutto qua dentro trascorrerà il sangue compreso di glucosio e proteine e cose varie, e cose che devono essere in parte tenute e in parte eliminate. Queste qua sopra invece, che vedete, sono le cellule che si trovano tutte sopra ai vasi sanguigni. Ora, una volta che io entro dentro il rene, questo vaso sanguigno qua va incontro a filtraggio, se vogliamo dirla così, che è detta molto male, però è per far capire meglio. Una volta che viene filtrato, quindi, il glucosio che c'è qui deve essere assorbito da questa cellula qua. Come fa a assorbirlo se però qua c'è comunque la parete del vaso sanguigno? Perché
il nostro vaso sanguigno ha delle pareti, altrimenti non moriamo dissanguati, perché il nostro sangue non è che gira in caso, gira all'interno delle vene e delle arterie, venule, capillari, arteriole, quello che vuole. Per cui come fa a passare da qui a qui? Se avvale i trasportatori. Immaginate che il trasportatore faccia una roba di questo tipo, per cui se qua la cellula è coperta dalla membrana, se qua la cellula è coperta dalla membrana, ok, qua c'è un canale che permette il passaggio delle sostanze all'interno della cellula, e in questo modo verrebbe quindi recuperato il glucosio. Cosa succede quindi se io vado a bloccare questo trasportatore? Io non recupero più il glucosio. Se io non recupero più il glucosio, allora vuol dire che non sarò più in grado di, cioè avrò del glucosio in meno, non lo rimetterò più in circolo. Questo significa che diminuirà ovviamente il livello di glucosio mio circolante. Quindi questo è un po' il principio che ne sta alla base. Ora vi ho fatto una carrellata, spero si sia capito, alcune cose sono anche un po' complesse. Se mi scrivete nei commenti cerco di rispondere a tutti, anche perché mi rendo conto che magari forse sono andato un po' veloce su alcune cose, ma sto cercando di produrre più video possibile perché sono in sessione, mi sono preso 2 giorni di pausa e poi devo riprendere a studiare di nuovo, ho i mattoni da studiare, pacchi grossi così, ho preso proprio 2 giorni di pausa post esame per staccare, fare video e poi riprendere. Quindi sono andato un po' veloce proprio perché ho tipo da registrare 10 di video, 20 di reel in 2 giorni e montarli, quindi vi faccio capire il lavoro. Detto questo, quello che vi dovevo dire io ve l'ho detto, vi ricordo che sul canale puoi trovare quindi una serie di video a tema gestione delle glicemie, gestione del diabete, migliora la terapia e novità chirurgiche e terapeutiche. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi mettere un mi piace, un commento e iscriverti. Io ti ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!